Bozza, io sono il parroco, Don Andrea, ed è un onore per me questa sera presentare questa serata e la prima festa di avvenire via Trentina della nostra diocesi che fanno insieme, ecco. Mi raccontava Diego Andreatta, il nostro direttore di Trentina, che ha preso spunto da altre diocesi che fanno questo gemellaggio e questa festa appunto in luoghi anche turistici, appunto per poter far conoscere, e penso che sia una cosa molto importante, la buona stampa cattolica, perché spesso e volentieri siamo assediati da tante notizie, fin troppe, a volte vere, a volte meno vere, a volte tendenziali, a volte non tendenziali, così, quindi è giusto che anche la voce però cattolica della Chiesa, insomma, si possa sentire anche in un dibattito culturale serio e aggiornato, ecco, quindi è un onore proprio poter essere qua e presentare queste due, il quotidiano e il nostro settimanale, ecco, diocesano, via d'avvenire. Questa sera poi abbiamo l'onore di avere qua il direttore, Marco Tarquinio, che ci farà una conferenza sull'enciclica, che è vero che ha già un anno e poco più, che era Laudato Si, sono usciti anche altri documenti in tramezzo della Chiesa Cattolica molto importanti, penso alla prolusione finale del sinodo di, appunto, di ottobre-novembre, l'Amoris Laetitia, però questa enciclica ha avuto un segno molto profondo e indelebile, penso, nella riflessione sul creato da parte della Chiesa Cattolica, delle chiese anche cristiane in generale, appunto discorso ecumenico molto importante, ma anche penso più nel mondo in generale. Mercoledì scorso ero sul Contrin, la montagna qua, con il corpo di forestali di Fiemme Fassa, e abbiamo riflettuto su questa tematica qua insieme ai forestali. Ed era bello sapere che gli alti gradi della forestale conoscevano e avevano letto e masticato, insomma, questo documento papale, ecco. Quindi ringraziamo anche per questa riflessione che è molto attuale così. E in più la cosa bella è che questa nostra serata si inserisce all'interno di un percorso decanale che coinvolge tutta la nostra Val di Fassa, che sono le attività di ispirazione d'estate, questi incontri culturali, religiosi e di formazione, appunto, che facciamo durante l'estate per i nostri valligiani, ma per i tanti ospiti che frequentano la nostra valle, ecco. Io vi saluto, vi ringrazio della vostra presenza e lascio la parola a Diego Andreatta. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera Marco, direttore. Sono davvero emozionato perché questa sera realizziamo un piccolo sogno, quello di poter portare in questa valle splendida le nostre due testate per un momento di festa. Non sarà questa due giorni un insieme di conferenze, di concerti, presentazioni. Vuole essere, l'abbiamo chiamata così, festa. E festa significa incontro fra persone, ecco, dove non c'è chissà più e chissà meno, ma dove c'è uno scambio. E all'insegna di questo scambio, lo faremo soprattutto domani, camminando insieme fino a Santa Giuliana, in questo scambio ci si arricchisce reciprocamente. Anche quella di questa sera penso che non sarà una relazione classica. Ho invitato Marco Tarquinio qui pensando di regalargli anche una giornata in montagna. Il luglio per i direttori è sempre un mese difficile, caldo, questo luglio in modo particolare. Infatti mi ha detto subito di sì, e la boccata d'aria che ha preso finora, che prenderà anche domani, credo che potrà riportarlo anche più sereno nel suo servizio non facile alla guida del quotidiano cattolico. Io ringrazio Don Andrea, ma anche Don Mario, il nostro decano, che ha subito accolto volentieri questa proposta, che non poteva nascere senza qualche aiuto locale, in una collaborazione che esiste da tanto tempo. Anche grazie ai nostri fiduciari, per chi non è trentino, noi chiamiamo così i promotori, i zelatori, dicono in Veneto, qui da noi li chiamiamo fiduciari, un rapporto di fiducia che c'è tra la redazione e loro, ma soprattutto fra loro e i nostri numerosi abbonati. Per fortuna ne abbiamo ancora 9.000 qui in Trentino come settimanale diocesano. Quindi è grazie a loro, i nostri corrispondenti dalla Valle di Fassa, e oltre a loro ringrazio anche la Commissione Cultura, che è questa realtà che tiene insieme le parrocchie
della Val di Fassa e che organizza in modo magistrale un'esperienza di pastorale del turismo come ispirazioni d'estate, che consente a tante persone di avvicinare temi cruciali e personaggi altrimenti inevitabilmente lontani, come il direttore di un grande quotidiano, durante le ferie estive. Bene, ho finito con i saluti, però lasciatemi così dire in questa prima festa che l'augurio è che ci possiamo rivedere anche il prossimo anno, magari con altri relatori, con altre proposte, con altre iniziative. Allora, questa enciclica Incompresa abbiamo scritto, ecco, non voleva essere uno di quei titoli un po' così civettuoli che talvolta usiamo nella stampa, ma per chi, e penso molti di voi lo hanno fatto, aveva colto la portata straordinaria di questo testo che nel giugno dell'anno scorso Papa Francesco ci aveva regalato dopo una certa attesa, perché era stata annunciata questa enciclica, anche con una certa fretta, perché poi in autunno ci aspettava l'appuntamento epocale di Parigi. Ecco, questa enciclica lasciò il segno, però lo sappiamo, i documenti ecclesiali, se non vengono tenuti vivi, rischiano inevitabilmente di perdere colore e calore. E quindi non vuole essere un convegno di bilancio, qualcuno l'ha fatto, ecco, vuole essere una chiacchierata che ci possa far cogliere quali erano le idee centrali, quali di queste idee sono passate e quali di queste idee invece devono ancora maturare. Però quando abbiamo scelto di parlare di Laudato Si, e non lo abbiamo fatto pensando alla Val di Fassa, uno dei posti più belli del mondo, dobbiamo parlare di Creato, no, l'avremmo fatto comunque, non potevamo certo immaginare che l'attualità drammatica di questi giorni ci poneva di fronte delle urgenze che ci fanno sentire forse un po' meno cogente il tema della salvaguardia del creato. Quindi vorrei cominciare con questo incontro non per andare fuori tema, ma per prendere sul serio la nostra parte di responsabilità, come ci ha invitato a fare sia il Papa sia il Presidente della Repubblica Mattarella con quel bell'intervento di cui abbiamo letto oggi. E quindi la prima domanda, prima ancora di presentarvelo, insieme al saluto, al benvenuto in Val di Fassa, poi magari sentiremo anche i legami di Marco Tarquinio con la Val di Fassa, la prima domanda è questa: come facciamo oggi a parlare di Laudato Si con quello che è successo, questa raffica di attentati una dopo l'altra, questo spargimento di sangue nei luoghi tipici ormai anche della quotidianità estiva, dell'affollarsi di persone, ambienti turistici, come può essere anche una valle alpina? Allora, che collegamento vede Marco Tarquinio e cosa respira in queste giornate alla guida di Avvenire? Un prologo. Grazie al direttore Andreatta, all'amico Diego, compagno di tante battaglie giornalistiche che in questi anni. Saluto tutti, a cominciare da coloro che mi hanno accolto qui, dal sindaco di questa realtà, Don Andrea, il decano, tutti voi che siete riuniti qui stasera. Non sono solo a rappresentare Avvenire, ve lo dico subito, così non me ne dimentico, c'è anche il direttore generale di Avvenire Paolo Nusia con alcuni collaboratori che garantiscono la diffusione del giornale e la realizzazione tecnica, che ha voluto accompagnarmi in questa prima festa di Avvenire insieme al grande settimanale trentino, La Vita Trentina. Sono giorni particolari, indubbiamente, ma possiamo dire, amici miei, che non viviamo un tempo particolare, un tempo che chiede molto di più la nostra speranza, il nostro sguardo, la nostra capacità di dare ragioni di una speranza più grande di quella che sembra concepibile in una fase così complicata. Ci soccorre probabilmente, almeno a me, è molto utile la memoria di ciò che ho appreso dai miei genitori. Quando penso che questo tempo sia troppo disperante, difficile, penso a quello che hanno vissuto loro, nati tra due guerre, in un tempo in cui l'Europa nel giro di 30 anni ha fatto acceso e scatenato nel mondo due guerre terribili,
hanno segnato un punto di svolta nella storia dell'umanità. Era un tempo più facile di quello che vivevano i nostri nonni, i nostri padri? Non credo. A noi è chiesto di essere all'altezza di quella forza, di quella speranza, di quella voglia di ricominciamento, quella voglia di saper tessere relazioni che sconfiggono il male che si manifesta nella vita del mondo e delle comunità umane. A noi è chiesto questo oggi. Parlarne stasera in un luogo come questo, un luogo di bellezza, di tranquillità quasi assoluta, di rigenerazione profonda, ecco forse la parola rigenerazione, questo è un tempo che ci chiede di essere rigenerato. E per rigenerarlo bisogna avere un patrimonio da dare, proprio come quando si genera la vita. Il patrimonio da dare quando si genera la vita, amici miei, amiche mie, è quando si uniscono patrimoni che non sono uguali. Altrimenti serve l'incesto, altrimenti serve la sterilità. La vita si genera quando c'è la capacità di comporre le differenze, è la differenza fondamentale tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Quando siamo capaci di tenere insieme ciò che è differente, apparentemente inconciliabile, e invece è complementare. Quindi la saggezza che ci è chiesta oggi, in un tempo che è come di dopoguerra, ma a differenza di quello del tempo dei nostri genitori, che la guerra era finita davvero, anche se c'era una guerra fredda che rombava, che cominciava ad accendersi, noi viviamo come in un dopoguerra nel quale la guerra non è finita e non sappiamo come si manifesterà ancora, in quale forma. Però dentro questo tempo noi sappiamo che sapremo stare insieme tra differenti, ci sarà il futuro e ci sarà la pace. Se non avremo questa saggezza e questa capacità, ci sarà una guerra infinita e totale. Ci sarà il regno dell'odio, del sospetto, della diffidenza, della repulsione, del rinchiuderci dietro dei muri che non ci salveranno da niente, forse ci faranno morire di inedia, perché gli esseri umani, quando non incontrano, non sono in relazione con gli altri, si spengono, si esauriscono. Gli esseri umani vivono quando sono nella relazione, tutta la nostra vita è relazione. Dal primissimo inizio, nel ventre di nostra madre, grazie all'incontro tra il seme di nostro padre e il grembo della madre che ci ha accolto e che ci nutre, da quel momento è relazione profondamente, con qualcosa che è altro da noi eppure ci riguarda. E questa è la lezione che sento potente nei giorni che stiamo vivendo. E dobbiamo saperla ricordare e affermare contro i profeti dell'odio, del terrore, della paura, della contrapposizione verticale e irrimediabile. Solo così potremo vincere, se avremo questa saggezza. Sarà durissimo, io non penso che sia facile. Penso che siamo in un tempo molto difficile. Però penso anche che ci è dato di doverlo saper fare. Non c'è alternativa, se no avranno vinto loro. Quelli che vogliono che non siamo capaci di stare insieme, che non siamo generativi, che non siamo felici. Padre Eterno ci ha messo su questa terra per custodirla, per coltivarla, per fare un giardino dove vivere insieme e dimostrare di meritarci di nuovo ciò che abbiamo perso perdendo l'innocenza. E però questo è, io qui vedo il legame alla fine fra tutto ciò di cui si parla nella Laudato Si e nel tempo che viviamo. La Laudato Si, Diego, non è soltanto, come vi sarete detti molte volte, un grande test ambientalista. È una delle grandi encicliche sociali della Chiesa Cattolica. Queste parole che i papi hanno detto dal primo inizio del secolo scorso, il Novecento, il secolo dove sono nato anch'io, intorno alla metà del secolo scorso, quando lo leggevamo sui libri faceva effetto leggere nato nella metà, intorno alla metà del secolo scorso. A caso tocca a me fare i conti con questa locuzione, no? Ecco, nel Novecento i papi hanno saputo dare degli stimoli importanti alla società che stava cambiando. Ecco, la Laudato Si, io lo considero il terzo dei grandi pilastri, poi ci sono degli altri pilastri importanti. Il primo fu la Rerum Novarum di Leone XIII, che ci aiutò a capire la questione operaia, che era una grande questione nuova nel tempo dell'uomo che si annunciava.
quello che poi sarebbe stato il secolo breve, lunghissimo, tant'è che non volevamo farlo finire neanche nel tempo che viviamo oggi, no? Viviamo tutti come se fossimo ancora nel Novecento, parliamo dei decenni del Novecento come se fossero parte del secolo in cui siamo, e un po' lo sono. E poi salto altri passaggi, ma Paolo VI, la Populorum Progressio, il grande tema dello sviluppo, e ancora lì stiamo, il grande tema dello sviluppo equo e sostenibile, come diciamo con gli aggettivi di oggi. Il grande tema delle povertà che diventano miserie, perché non sono povertà scelta e accettata, ma povertà imposta. E poi, appunto, con Papa Francesco, la grande questione ambientale, che si pone dentro però al concerto degli altri, terzo pilastro fondamentale di questo sguardo amico sulla realtà, impegnativo e stimolante, che la Chiesa regala agli uomini di ogni tempo. Hai detto giustamente una grande enciclica sociale, forse ci è sfuggita anche per la riduzione che ne venne fatta dai titoli ad alcuni temi, questa impostazione, questa struttura dell'enciclica che è molto poderosa, come partendo dall'analisi per arrivare poi ad una fase di proposta, tutto intrecciato con i riferimenti al magistero precedente. Quindi spesso sottolineiamo la discontinuità di questo patto, in verità l'enciclica è disseminata di riferimenti a Giovanni Paolo II. Potentissimo Giovanni Paolo II, benedetto da Simo VI, esatto. Grande richiamo ecumenico anche al magistero del Patriarca di Costantinopoli, che sui temi ambientali ha una sensibilità acutissima e si impegna. Di Bergoglio forse troviamo però questo stile molto comprensibile, perché è un'enciclica che possono leggere anche i miei figli, l'hanno letta, e anche questa ispirazione un po' mistica, se vogliamo, anche alla spiritualità francescana. E qui diciamo, per chi non lo sapesse, che Marco Tarquinio è uomo di Assisi, quindi deve aver gioito non solo quando Bergoglio scelse questo nome, ma quando trovò un'enciclica che comincia appunto con Laudato Si, ma non solo comincia, poi riprende tutta la tradizione e la riflessione francescana. Ecco, per una breve biografia che ci consente magari anche a collocare la figura di Tarquinio per qualche domanda successiva, lui poi è cresciuto, ha conosciuto il giornalismo al settimanale diocesano Umbro, interdiocesano Umbro, e suo padre, che era un docente in un liceo, partecipò alla grande esperienza di Assisi, che pure pubblicava un suo giornale, se non vado errato. Ma mio papà era un professore di filosofia, arrivò da Assisi, non è Umbro, il mio cognome si capisce, la mia famiglia d'origine ha radici laziali, anche io dicendo, mio nonno era nato a Milano, era una famiglia complessa, con diversi apporti nord e sud, come tutti, molti italiani, insomma, siamo figli di una storia complessa. Arrivò da Assisi, dapprima per la proximità dei cristiani, attratto da Giovanni Rossi, per un periodo fu lì, poi tornò a Bologna dove si era laureato in filosofia e poi venne richiamato ad Assisi perché si era innamorato di mia madre, di colei che sarebbe stata mia madre, e quindi scelse di tornare ad Assisi dove era stato per un periodo della sua vita e ne fece la base della sua azione, che è stata un'azione culturale sul piano più cinematografico dell'arte. E ha insegnato sempre filosofia, è stato tra i fondatori della breve esperienza dell'Università Cattolica di Assisi, avversata da tutti all'epoca, appoggiata dal movimento dei focolari, e poi si spense, e mi ha lasciato una grande passione per la parola, un grande amore per questa città che lui aveva scelto e che mia madre mi ha dato invece dall'interno, da Assisana puro sangue. E mia madre mi ha dato un'altra cosa, questo ci tengo a dirla ricordandola, perché in questi sono giorni un po' particolari per me, perché 8 anni fa, fra il 27 di giugno, quando morì mia madre, il 1 agosto, quando morì mio padre, nel giro di 5 settimane sono andati via insieme, tenendosi per mano, e l'11 agosto avrebbero fatto 52 anni di matrimonio, quindi hanno voluto farle insieme anche quell'anno, l'anno del loro ritorno alla casa del padre. Mia madre è stata per 7 mesi a letto quando sono nato io, perché i medici avevano detto che lei sarebbe morta dandomi alla luce. Ecco, uno del primo regalo che io ho avuto è la consapevolezza che se ci sono è perché qualcuno mi ha voluto così intensamente da mettere a rischio la sua vita, e che mio padre è stato accanto dicendole: io ho scelto te, non solo i figli che mi puoi dare, però insieme hanno voluto me.
che dice, ogni giorno per me è guadagnato. La mia vita cerco di ricordarmelo sempre. C'è un tempo da restituzione che è cominciato da subito, dal primo bacetto. Sono radici importanti, credo che facciano parte proprio di questa dimensione dell'incontro. A proposito, anche noi vogliamo dirti che come trentini abbiamo un nostro terminale ad Assisi, il Monsignor Enrico Placido Nicolini, Giuseppe Placido, il mio vescovo nonno, come lo chiamavo io, mi ha tenuto sulle ginocchia. Ma perché non ha tenuto solo me? Ha tenuto sulle ginocchia generazioni di bambini assisiani. È stato vescovo per molti anni, è stato, come sapete meglio di me, è stato abate prima all'abbadia a Cava dei Tirreni e poi venne ad Assisi da vescovo amatissimo. Lo dico tu, lui è di Villazzano, sepolto in Ciarfino, se non sbaglio, e è una persona che ha legato Trento ad Assisi. Concludendo questa parte personale, c'è un Chiocchetti invece legato alla tua esperienza. Sì, Guglielmo Chiocchetti scelse Assisi per amore, perché sposò un'assisana e venne a vivere ad Assisi. I suoi figli sono stati compagni di scuola di mio fratello. Una famiglia che ha vissuto anche un destino un po' complesso e drammatico. Io porto nel mio cuore, sono persone che sono state molto amiche, molto legate, che hanno creato un ponte fra Assisi e Moena, soprattutto che è la sua città, qui tra queste Alpi, perché la montagna di Assisiana è diventata questa, nel momento in cui si è creato, ecco, la dimostrazione, no? Sono le persone che creano i ponti, che uniscono anche luoghi che apparentemente non hanno nulla a che vedere immediatamente. Tutti ci guardiamo, però sono dei luoghi che si creano perché sono persone che sanno cucire questa relazione speciale. Questo è il caso di cui l'ultimo dato biografico che però riempie questa riflessione viene dal fatto che Marco Tarquinio ha fatto un'esperienza negli scout, è stato capo scout anche qui in Trentino, la gestione molto presente, anche il Masci. In Val di Fassa c'è un gruppo scout, forse qualcuno anche presente, e li ringrazio. E la domanda che nasce, ecco, in questi elementi che abbiamo sentito, la famiglia, l'educazione, negli anni decisivi della vita, ecco, poi cosa ci si porta dietro anche rispetto a questo tema della salvaguardia del creato, magari in una forma anche molto istintiva, non ragionata, non matura. Cosa ti ha lasciato questo contatto con la natura e con la famiglia? Beh, sapete, vivere ad Assisi è vivere in un posto che ha un nome grande, un nome da città immensa, in realtà è una piccola realtà. Quando ero bambino io nel centro storico vivevano 6.000 persone, più o meno, oggi sono molte di meno perché come in tutti i centri storici c'è stata un'espulsione delle persone che mi sono nate, sono arrivati altri che hanno comprato le case, proprio ad Assisi è stato un colpo il terremoto del 97, che l'ha resa molto più bella e molto più vuota. Perché molte persone anziane anche non ce la facevano a ristrutturare le case pur con i sostegni che ci sono stati e vendevano le case a persone di fuori con il finanziamento per la ricostruzione perché mancava l'altra parte. Allora, vivere ad Assisi da bambino per me è stato vivere in una realtà urbana ma a contatto diretto con la natura, perché avevamo un contado, come si diceva un tempo, molto grande, molto vivo. Uno dei miei ricordi d'infanzia sono le donne che arrivavano alla piazzetta delle erbe con le ceste sulla testa, con le verdure colte la mattina. Per me era, seguendo qualche vecchia zia, andare a cercare quella che dalle mie parti si chiama la misticanza, cioè l'insalata, quella che si raccoglie selvatica nei campi. Non ho mai imparato bene a riconoscere le piante e me ne dolgo, perché è una sapienza di secoli che rischia di perdersi se non viene trasmessa. Però ecco, diciamo che è nato in maniera familiare, no? Il rapporto con quello che avevi intorno, molto diretto e immediato, più facile che nelle grandi città dove poi ho condotto la mia vita. Io dico spesso che sono diventata apolide. Ho compiuto 58 anni e ho vissuto 28 anni ad Assisi, ormai 30 qua e là, soprattutto fra Roma e Milano. Quindi la città d'origine non mi appartiene più totalmente, perché quando uno sta via per 30 anni da un posto, alla fine ha lasciato i figli degli amici che avevano 2 anni, sono uomini e donne di 32, se no che li riconosci, no, quando torni. Però capisci che c'è qualcosa. E poi sapete cosa c'è ad Assisi? Uno capisce, vivendo ad Assisi, che Francesco e Chiara non potevano rinascere lì. C'è un luogo speciale in questo. È un punto, un luogo dove cielo e terra si incontrano davvero.
tanti modi. Ce ne sono altri in Italia, questo è un altro ad esempio, uno lo capisce subito appena si entra in questa valle. Lì è più ampio, perché la valle, Francesco diceva, nulla, lo dico in italiano, non in latino, nulla di più giocondo della mia valle spoletana. Stiamo parlando di più lieto, di più coinvolgente, diremmo oggi, no? Di quello che era la sua valle, che è bellissima, oggi è un po' cementificata anche quella, quando torno a guardarla me la ricordo come era quando la guardavo da bambino, dalle balconate di Assisi, che sono tante, aperte a tutti, a quelli che arrivano, non solo a quelli che hanno le case. Io ho imparato lì che sono appunto degli uomini e delle donne che possono interpretare la vocazione di un territorio, una vocazione antica, e trasformarla in qualcosa di santo, cioè qualcosa che ti salva, salva il tuo sguardo, salva la tua anima, salva il tuo modo di metterti in relazione con gli altri. C'entra anche lo scautismo, io ho fatto scautismo lì, arrivandoci, mia mamma era capocerchio, quindi veniva già dall'Agi, dall'esperienza delle coccinelle, era stata capo, quello mio papà veniva dall'esperienza dell'Azione Cattolica, era un cammino diverso, sono sempre stato curioso di tutte le forme associative che fanno crescere le persone, infatti ho amici, dappertutto ho partecipato alle riunioni di tutti, sempre negli anni, perché mi interessava incontrare gli altri, non mi è mai bastata una cosa sola. Questo mi aiuta molto nel fare il direttore d'avvenire, devo dire, in questo periodo. E una cosa con gli scout inevitabile in quegli anni è stato che, sapete, da Assisi arrivavano a far rutto campi da tutto il mondo, non solo da tutta Italia. Quindi ho conosciuto una miriade di persone organizzando, aiutando a organizzare i campi mobili oppure gli attendamenti quando arrivavano in città o gli accantonamenti quando si trattava dei più piccoli. E anche questo mi ha aiutato a capire che in un luogo relativamente piccolo tu puoi irradiare delle relazioni che poi si mantengono negli anni. Pensate, cioè, un signore che faceva il professore quando l'ho conosciuto, poi si è fatto sacerdote, è diventato viceparroco a Notre Dame de Paris, fra le altre cose, faceva l'assistente all'università alla Sorbona, curava la radio di Francia, era assistente agli Scouts de France, è diventato, si chiama Jean-Robert Armogat, qualcuno lo conoscerà. E poi l'ho ritrovato anni dopo che scriveva su riviste importanti di teologia, ma io l'ho conosciuto quando ancora era un intellettuale, ma non era colui che è oggi, insomma, quindi l'ho incontrato grazie ai campi che si facevano a Assisi, gli incontri che c'erano. Bene Marco, torniamo alla ricezione dell'enciclica Laudato Si. Una cosa che mi ha molto sorpreso, anche rileggendomi un po' di commenti della stampa, è stata la reazione da parte degli ambienti laici. Nell'enciclica il Papa non esita a stigmatizzare, diciamo, un certo ambientalismo, che definisce in modo, insomma, anche piuttosto severo nella sua visione, nella sua ottica limitata. Invece proprio da certe sigle ambientaliste classiche è avvenuto un apprezzamento per questo contributo che il Papa ha detto, quasi che dicessero avevamo bisogno di qualcuno che ci dicesse qualcosa in più. Quindi questo concetto di ecologia integrale, che è un po'... O è integrale o non è l'ecologia. Come, che livello di approfondimento ha? Perché comunque è piaciuto anche agli ambientalisti. È presente, il WWF ha promosso a giugno un convegno internazionale al quale ha partecipato anche il nostro arcivescovo emerito Bressan per i suoi incarichi nazionali. Sarebbe stato impensabile anche solo 10 anni fa un vescovo che va ad un convegno del WWF, ma penso anche il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, insomma realtà che non hanno radici cattoliche. Perché l'ecologia integrale comunque non ti lascia tranquillo? Beh, diciamo che aiuta ad accendere uno sguardo veramente completo sulla realtà che ci sta davanti. Uno dei problemi del nostro tempo, quante volte ce lo siamo detti o ce lo siamo sentito dire, sono gli ismi, quando tutte le forme di ideologismo che appiccichiamo sopra anche a battaglie sacrosante fanno parte dell'interesse globale di tutti, no? Che sono fra l'altro la manifestazione dei frazionismi, che sono un'altra grande malattia del nostro tempo, quello di fare a pezzi tutto. Adesso vogliono fare a pezzi anche l'uomo, le donne, in tanti modi, però fanno a pezzi il nostro pensiero, fanno a pezzi le nostre sensibilità. Io non ridisco quando si parla di animalismo.